Domenica 4 settembre si è svolta al Lido di Venezia la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Awards, premio istituito per riconoscere i talenti più brillanti nazionali e internazionali che hanno illuminato il nostro anno di cinema e serie TV. Ad introdurci all'evento è la direttrice e cofondatrice Tiziana Rocca, la quale ha aperto la giornata con la conferenza stampa, presentandoci una ricchissima carrellata di star. Sono molto orgogliosa per quest'anno di essere il direttore e poi il cofondatore insieme a Vito Sinopoli del premio Filming Italy Best Movie Award, quarta edizione, un'edizione incredibile con tantissimi protagonisti del cinema, delle serie TV, della musica, dello sport. Cerchiamo di portare in questa cornice meravigliosa di Venezia, durante la 79esima edizione, il meglio che offre il cinema italiano e la serialità italiana. Sono grazie a Ilenia Pastorelli che ha accettato di essere nostra madrina, di rappresentare il premio, ma grazie soprattutto agli artisti, al maestro Claude Lelouch che prenderà il premio alla carriera, che lo darà Alberto Barbera, il direttore della mostra, grazie ad Amparillo, grazie a Gabriele Menetti, grazie a Claudio Santamaria, grazie a Drusilla Foer, grazie a Salvatore Esposito, Alessandro Siani, Claudio Bisio, Lara Chiatti, Carolina Crescentini, Anna Foglietta, Rosabella Lauren Sellers, Mariano Di Vaio, Gian Yaman, Francesca Chillemi, sono tanti protagonisti, Aurora Giovinazzo, Paola Minaccioni, cioè veramente abbiamo il meglio di quello che è la produzione italiana. E Claude Lelouch ha detto: dobbiamo fare di più, la produzione italiana è sempre stata di eccellenza, dobbiamo fare anche più coproduzioni, quindi ha lanciato anche un bel messaggio. Siamo molto felici quindi di tornare con questa quarta edizione anche con Adriano Panatta e Federica Bellerini, dove celebriamo il loro docufilm, con Caterina Caselli, perché comunque anche il docufilm ha preso grande spazio nel mondo adesso anche del cinema, anche insomma tantissimi sono i docufilm bellissimi anche che sono qui alla mostra, quindi siamo molto orgogliosi. Veramente ringrazio anche il pubblico che ha votato, la giuria di qualità e tutti quelli che insomma ci supportano il premio, ma soprattutto gli artisti. La mattinata però non è finita qui e dopo la presentazione della quarta edizione, l'evento si è spostato alla terrazza del Campari Lounge del Lido, in cui abbiamo potuto parlare con alcune delle personalità presenti alla giornata e sentire cosa ne pensavano del riconoscimento ricevuto, cominciando anche dalla madrina dell'evento, Ilenia Pastorelli. Sono contenta di essere qui, che è ripartito il cinema, insomma, di aver incontrato persone che mi hanno dato molta fiducia, come Gabriele Mainetti e insomma Claudio Santamaria, con cui fatto lo chiamavano il gruppo all'inizio. Sono veramente, veramente felice. Io sono sempre molto grata a coloro che in qualche modo riconoscono il lavoro, che non è solo il mio, è il lavoro di tante persone e con un'intenzione artistica, quindi sono molto felice quando questo succede e sono felice soprattutto di fare il mio lavoro con più lealtà possibile. E quindi se lo si nota mi fa piacere ancora di più. Il ruolo che mi vede premiata questa sera è un ruolo importante, perché la signora Franca Rampi, la mamma di Alfredino, che ha cambiato il corso della nostra storia, della nostra Italia, istituendo e creando la protezione civile, per cui dobbiamo essere tutti quanti infinitamente riconoscenti. Però sai che penso? Che siamo arrivati in un momento storico in cui bisogna un po' smettere di parlare di coraggio delle donne escludendo gli uomini. Coraggio è coraggio, il coraggio degli esseri umani. E quindi se vogliamo fare davvero un passo avanti anche per quanto riguarda la differenza di genere, la lotta contro le differenze di genere, e cominciare a pensarci tutti davvero sotto una grande cupola che è quella dell'umanità. Viviamoci come umani e smettiamolo con tutte queste differenze che colpevolizza il maschile e premia il femminile. Non voglio essere premiata perché sono donna, perché sono un essere umano pensante che porta avanti delle istanze importanti per chi ha meno voce. Sono partito proprio per quello, sono andato a New York per studiare la recitazione proprio per la passione proprio del cinema, quindi essere qua anche se in un po' fuori contesto, perché io sono qua premiato per il mio lavoro nella moda, e è comunque un onore, un piacere essere circondato da così tanti artisti, e non lo so, lo sento particolarmente. Beh, sai, è sempre bello tornare a Venezia, è sempre emozionante vedere tanta partecipazione di nuovo, no? L'anno scorso comunque c'era ancora un po' di diffidenza, di freddezza, invece vedere che le cose possono tornare a posto così è sempre, insomma, da molta gioia. Per chiudere in bellezza, il Filming Italy Best Movie Awards si è spostato alla serata di gala in cui venivano premiati i vincitori, andando da stelle del mondo del cinema italiano come Claudio Bisio, che ha vinto il premio del pubblico, passando a Gabriele Mainetti, ancora premiato per il suo successo Freaks Out, per andare poi da altre personalità quali Alessandro Siani e Anna Foglietta, andando poi ad alcune eccellenze del mondo dello sport e della musica, come Adriano Panatta e Federica Pellegrini, insieme anche a Caterina Caselli,
i quali hanno portato le loro passioni e il loro mestiere all'interno del cinema. In più, non è mancato il tocco internazionale. Dal divo turco Can Yaman si è passati al premio del giovanissimo Jack Dylan Grazer e alla comica americana Natasha Lyonne, introdotta dalla sua amica e attrice hollywoodiana Catherine Waterston. Un evento ricco di emozioni e che esplora e premia il mondo del cinema a 360 gradi. Per saperne ancora di più, ricordate di seguire Best Movie!